Morire a 40 anni schiacciato da un macchinario utilizzato per l'imballaggio dei prodotti. Sergio Marra Frumento abitava in via Ferraris 149 a Vado Ligure. Era operaio della vetreria Etrusca, uno degli stabilimenti più importanti del settore in Val Bormida e anche in tutto il nord Italia. L'infortunio mortale è accaduto la notte scorsa intorno all'1:40. Sergio Frumento stava lavorando accanto a una palettatrice automatica. Qualcosa evidentemente non ha funzionato. Il macchinario lo ha schiacciato e per l'operaio quarantenne non c'è stato scampo. Inutilmente gli operai, il capo reparto, hanno cercato di rianimarlo, così come inutile è stata la disperata corsa dell'ambulanza dei militi della Croce Bianca di Altare, che erano stati avvertiti dalla direzione della vetreria. Una morte assurda che ha destato profondo scalpore perché Sergio Marra era un operaio molto capace e professionale. Una morte assurda che non trova spiegazioni, almeno per ora. E anche per questo i carabinieri di Altare hanno aperto un'indagine. I militari della locale caserma valbormidese hanno raccolto le testimonianze dei colleghi del quarantenne, serviranno a chiarire le modalità del drammatico incidente. La magistratura è già stata informata. Sarà disposta l'autopsia, verrà accertato se ci sono o meno responsabilità di altre persone nell'infortunio costato la vita all'operaio vadese. E intanto i sindacati chiedono più sicurezza negli ambienti di lavoro. Spesso, spiega Pino Congiu, segretario provinciale della UIL, non si lavora in condizioni di sicurezza come si dovrebbe. Alle aziende interessa fare fatturato e gli operai sono diventati delle macchine. È necessario avviare tutte le procedure di norma perché eventuali abusi o irregolarità vengano puniti. In molte situazioni abbiamo la percezione che qualcosa non funzioni a dovere. Queste le sue affermazioni. Signora, lei è nazionale dentro lo stabilimento? Io sono operaia, addetta alla scelta. Ecco, conosceva questo ragazzo? Molto bene perché lavorava nel nostro reparto, era elettricista, era un gran bravo ragazzo. Un ragazzo d'oro, pieno di vita, che non meritava fare una fine di questo genere. Ecco, ha dei ricordi con questo ragazzo? Sì, dei ricordi che era sempre allegro, brioso, pimpante, le piaceva, aveva voglia di vivere, guarda, aveva tanta voglia di vivere. Purtroppo non c'è più. Ancora una volta dobbiamo registrare un infortunio grave sul lavoro, un infortunio mortale sul lavoro. Questa notte alla vetreria Etrusca è morto un lavoratore. Le cause sono all'analisi della magistratura e quindi ci dirà la verità la magistratura. E certo è che le condizioni in cui lavoravano i lavoratori sono le cause che hanno scatenato sostanzialmente questa drammatica situazione. E credo che questo sia da imputare al fatto che oggi i bilanci economici, i profitti sono l'elemento principale e dietro cui si nasconde magari una insufficienza di organici, una organizzazione del lavoro non adeguata, una sicurezza non adeguata, una formazione dei lavoratori non adeguata e quindi un clima in cui può assolutamente succedere un infortunio e in questo caso è successo un infortunio mortale. Ecco, è anche vero che qui ci sono 120 lavoratori, è possibile che l'azienda venga chiusa? Questo è un ricatto che nessuno deve porre al sindacato o ai lavoratori. Noi chiediamo di lavorare e lavorare in sicurezza e constateremo con l'azienda se ci sono le volontà per ripristinare le condizioni minimali di sicurezza per poter procedere al riavviamento degli impianti. La situazione è molto tesa, la disgrazia è una cosa che ha sconvolto tutti quanti i lavoratori, anche per la modalità con cui è avvenuta. E questo sotto certi aspetti ci ha addolorato fortemente e soprattutto si è spezzata una vita nell'adempimento del lavoro e questa è la cosa più drammatica. Oggi all'inizio dell'anno 3000 credo che sia una cosa vergognosa, quindi occorre che l'azienda faccia tutto
quanto nelle sue spettanze. Siamo in attesa ovviamente delle verifiche della magistratura rispetto alla procedura di come è avvenuto il mortale incidente.